Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale, il posto giusto per imprenditori digitali, coach e content creator o ovviamente aspiranti tali. In questo video vi parlerò di una feature che molte persone vorrebbero, ovvero lo swipe up all'interno delle Instagram Stories. Come molti di voi sapranno, però è una funzione che è riservata solamente a chi ha più di 10.000 follower. Oggi vi svelerò un piccolo trucchetto per ottenere lo swipe up senza appunto aver raggiunto questo numero. Se ti interessa quindi sapere come fare, rimani a guardare fino alla fine questo video. Primo step per andare a vedere come inserire lo swipe up nelle vostre Instagram Stories è quello di andare a prendere il mio telefono, dal quale vi mostrerò esattamente quello che dovete fare. Quindi, primo step, andiamo a prendere il nostro telefono e andiamo a registrare un video nel caso appunto non ne avessimo ancora uno. Io adesso sto registrando perché quello che dovremmo andare a fare è inserire un video nelle IGTV, perché le IGTV ci danno, diciamo, ci sbloccano delle funzioni in più, tra le quali appunto quella dello swipe up che andremo a vedere oggi insieme. Quindi vado a registrare questo video. Le IGTV per essere caricate devono durare almeno un minuto, quindi facciamo durare un minuto questo video e nel frattempo appunto vi sto spiegando quello che andremo a fare. Quindi andiamo a prendere questo video, poi lo andremo a caricare. Dovete sapere che le IGTV, a differenza dei post, forse questi non tutti, questa cosa non tutti lo sanno, vi danno la possibilità di caricare un video e di scrivere una caption con dei link cliccabili. Quindi, ovviamente, questa funzione ci sarà anche molto utile proprio per indirizzare anche le persone a link esterni, cosa che se fate in un post non è possibile, nel senso potete inserire un link nei vostri post, ma non sarà cliccabile nel post stesso, quindi la didascalia, una volta caricata, non ve lo farà cliccare. Nel frattempo abbiamo raggiunto un minuto esatto di IGTV e quindi possiamo tornare su Instagram. Io mi sfrutterò questo profilo qui, che è in realtà il profilo per il mio blog, e per farvi vedere come fare. Come vedete, oltretutto Instagram in questo momento si presenta anche diverso rispetto a come l'abbiamo sempre visto, nel senso che ha cambiato la grafica. Per caricare post, reels o qualsiasi altra cosa non c'è più il tastino centrale nel menu, ma lo troviamo in alto a destra. In qualsiasi caso, per andare a caricare il nostro reels, il nostro IGTV, noi dobbiamo andare in Esplora, cliccare su IGTV, cliccare sul più. E andremo a inserire appunto il video che abbiamo scelto. Ok, quindi vado ad inserire un titolo, ciao a tutti, ad esempio, e una descrizione. Quindi, per esempio, ciao ragazzi, se volete leggere il mio post blog, lo trovate su www.ariannacavina.net. Ok, quindi una volta fatto questo, ovviamente possiamo scegliere anche di modificare la cover del nostro IGTV. Adesso metto questa che in realtà l'ho usata per un Reels e lo andiamo a postare. Benissimo, quindi adesso, come potete vedere, è qui e lo trovate, vedete, è il primo. Ok, a questo punto andiamo ad aprire il nostro IGTV e cosa succede? Se clicchiamo nella tendina in alto, cioè del titoletto, intanto le persone possono cliccare e possono essere indirizzate direttamente al sito che abbiamo inserito. Nel mio caso io ho inserito il mio blog. Ma non è finita qui, perché appunto noi abbiamo fatto tutto questo per usare la funzione dello swipe up. Una piccola cosa che vi voglio dire prima di passare a farvi vedere esattamente come potete utilizzare lo swipe up è questa. Come avete visto, cliccando nella mia IGTV, se io clicco su arianacavina.net, che è il sito che io ho messo, mi indirizza sul mio blog, però rimane interno all'app, nel senso che non è uscito dall'applicazione, quindi le persone effettivamente non sono sul mio blog, sono sul mio blog, ma rimangono comunque interna a Instagram, quindi se adesso cliccano sulla freccettina ritornano su Instagram. Se noi abbiamo l'esigenza di mettere un post esterno, come ad esempio abbiamo un canale YouTube, vogliamo che le persone vadano a vedere il nostro ultimo post, il nostro ultimo video YouTube,
per far sì che le persone escano dall'applicazione di Instagram, quindi che finiscano sull'applicazione di YouTube e quindi che possano anche, ad esempio, iscriversi al nostro canale, eccetera, che è quello che alla fine vogliamo, perché noi vogliamo indirizzare il nostro pubblico esternamente a Instagram per far sì che si iscriva anche agli altri canali su cui ci troviamo. Quello che dobbiamo fare è utilizzare un piccolo trick, ovvero inserire il nostro link su URL Genius, che è un provider fatto apposta, un sito che ci permette di creare dei link che ovviano a questa cosa. Quindi in quel caso, se io vado a creare un link con URL Genius e se l'avessi inserito qui, le persone sarebbero state portate sempre sul mio blog, però attraverso app esterne come ad esempio Chrome o Safari, in base a quello che è il predefinito del nostro smartphone. Quindi questa è una piccola precisazione che ci tenevo a fare, perché molto spesso le IGTV sono utilizzate ad esempio per inserire i teaser del nostro video YouTube, o comunque per dare una preview del nostro podcast e per poi indirizzare le persone esternamente. Questo se è quello che volete fare, ma allo stesso modo vi può essere interessante, se avete uno store, uno shop online, utilizzate le IGTV per mostrare il vostro prodotto live in video e quindi volete portare le persone direttamente sullo shop. Ora, tornando a noi, andiamo a vedere come funziona adesso per lo swipe up. Se ora io ad esempio vado a fare una storia dove dico: ciao ragazzi, è appena uscito un nuovo video su YouTube, potete guardare il teaser da qui e poi potete direttamente cliccare nel link che troverete nella descrizione della IGTV per andarlo a vedere. A questo punto quindi ho fatto il mio video, quello che faccio è andare a cliccare nella sezione link, che di solito non c'è. Quindi la sezione link IGTV, e come potete vedere posso inserire il link del mio IGTV. Se io adesso vado a pubblicare la storia, le persone vedranno lo swipe up, potranno cliccarci e verranno indirizzate appunto al mio video, dal quale potranno poi cliccare nel menu a tendina e cliccare nel link per essere indirizzati o al mio YouTube video o al mio blog o a qualsiasi altro link esterno che voi abbiate applicato. Questa è la soluzione se volete inserire lo swipe up all'interno del vostro profilo. Una cosa che ovviamente, purtroppo, la funzione dello swipe up non è sbloccabile in altra soluzione, nel senso che non ci sono trucchi particolari per avere effettivamente lo swipe up classico, per quello dobbiamo ancora aspettare i 10.000 follower e non c'è soluzione, quindi dobbiamo per forza adattarci a questa soluzione. Però può essere veramente molto interessante, nel senso che le IGTV, già comunque essendo video, hanno la capacità di coinvolgere ancora di più la nostra audience, se ovviamente siamo capaci di registrare video e di approcciarci alla videocamera nella maniera giusta. Però può essere un'idea molto interessante per indirizzare appunto le persone verso il nostro blog, il nostro canale YouTube, piuttosto che uno shop online che abbiamo. Quindi va veramente sfruttata e tenuta in considerazione. Comunque non sottovalutate anche l'idea di usare le call to action, nel senso che se non avete la possibilità comunque, per ovvie ragioni, di avere lo swipe up classico, potete sempre comunque spingere le persone verso i vostri canali o verso i link che desiderate tramite le call to action. Le call to action infatti sono potentissime, servono per indirizzare gli utenti dove desideriamo e dove vogliamo, e io le uso spessissimo. Le uso nelle mie storie, anche se non ho, anche prima di avere lo swipe up, le uso comunque in ogni mio post per indirizzare sempre le persone a cliccare nel mio link in bio. E appunto, se avete un link in particolare che volete sfruttare e che volete far sì che le persone siano indirizzate verso quel link specifico, sicuramente il vostro link in bio è la soluzione migliore. E anche lì una soluzione è quella di sfruttare al massimo appieno la vostra biografia per appunto indirizzare le persone verso il vostro link. Spesso infatti vedo che alla fine della biografia, dopo che si è descritto chi siamo, che cosa facciamo, perché siamo su Instagram, non usiamo la call to action, quando in realtà è una cosa importantissima. Quindi quando volete indirizzare le persone a un link specifico, mi raccomando, nella vostra bio, se non l'avete ancora fatto, scrivete "scopri di più", "clicca nel mio link", "seguimi", eccetera eccetera. È fondamentale. Detto questo, sapete tutto quello che c'è da sapere per avere lo swipe up nel proprio profilo Instagram, anche se non si hanno raggiunto ancora i 10.000
10.000 follower. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere lasciando un commento qui sotto. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale e accendete la campanellina. Mentre aspetti il prossimo video, assicurati di aver visto anche questi due video qua, in cui parlo sempre di Instagram e strategie che ti saranno utili per crescere il tuo business su questo social media. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!